Vediamo, secondo te che Andy devo portare qualche altro vestitino? Ma dai, ne ho messi 20! Stiamo via solo 5 giorni, Glitter, e andiamo in un campeggio, non al Festival di Cannes. Io qualche altro vestitino lo metterei. Non è che ti stai sfogando sui vestitini per non pensare a Mike? È già che fai la pecora. L'idea, diciamo che l'idea di lasciare in città Mike con Sabrina che sta tornando non è che mi faccia stare proprio tranquillissima, ecco, tutto qui. Non ti fidi di Mike? No, cioè sì, di Mike mi fido, ma sai che, ecco, lei è un'attrice famosa ormai. Lo lasci stare quella coperta, per favore? Certo. Comunque, che questa notte ho fatto un sogno. Oh Sabrina, ti ricordi quando... Sì, Mike. Su questo palco io e te abbiamo recitato Romeo e Giulietta. Già, che bellissimi momenti. E come sei diventata bella? Oh, grazie, anche tu. Mike, devi sapere che io ho sempre provato qualcosa per te. Lo so, Sabrina, ma ecco, Glitter. Ma Glitter non ti rende felice. Io invece sì, con me potresti camminare alla luce del sole, tuo padre non ti direbbe niente. Potresti vivere un amore vero, invece che un amore clandestino, con Glitter. Un amore che tuo padre non approverà mai. Forse hai ragione, Sabrina. Forse dovrei scegliere te e... Ma andiamo, ma dai, ma per favore! Ma che hai mangiato ieri sera? Peperoni? Per fare un sogno del genere? Quante volte ti ho detto che non devi mangiare i peperoni di sera? Sono pesanti! Non lo so, e se fosse un sogno premonitore? La lasci stare quella coperta! Glitter, non esistono i sogni premonitori. Esistono le nostre paure e i nostri desideri. Quella è semplicemente una tua paura. Non diventerà mai realtà. Ok. Non sei felice di andare in vacanza con me, la tua migliore amica? Piccolo unicorno! In un posto stupendo dove ci divertiremo tantissimo e ci rilasseremo prima dell'inizio della scuola? Sì, certo che sono contenta, Candy. Ok, hai ragione tu. Tornare positivi. Allora, io in valigia devo mettere... E che sai? Che c'è? Dalle vacanze estive si torna tutti un po' cambiati e se per quando tornerò... Mike, vabbè, io intanto rinuncio alla coperta, me la sta praticamente disintegrando. Se poi, insomma, dovessi trovarlo tipo cambiato, se cambiassi io e in 5 giorni, Glitter? La gente a 40 anni è ancora immatura, adesso vuoi vedere che in 5 giorni le persone cambiano, evolvono, ma che è un Pokémon? Ma non ti preoccupare, ma guarda questo che sta a pensare. Ma per favore, hai ragione, non sono un Pokémon. Io non sono un Pokémon e nemmeno Mike è un Pokémon, assolutamente. Adesso finisco la mia valigia, ce ne andiamo, ci divertiamo e torneremo in città e Mike mi amerà ancora, saremo ancora insieme. Ok, allora questo l'ho preso. Oh, quest'altro dov'è? Dov'è? Josephine! Dov'è il mio Chanel numero 5? Josephine! No, non c'è mai. Quando le voglio. E là, ti sei preparata per la partenza? Ciao Claudio. Sì, stavo preparando, ecco, qualche valigia. Qualche? Wow, spero che tu non stia traslocando. Oh no. Queste 10 sono per le vacanze estive. Beh, allora, come va? Cioè, tutto ok? Sì, l'idea che abbiamo avuto al quartier generale di far ragionare in primis Marco Martinez è stata ottima, almeno per ora. Certo, la mia estetista non vuole più che prenda appuntamento e nemmeno la parrucchiera. Insomma, mi stanno isolando da Moontown. Ma non importa. Andrò a Santa uno a farmi i capelli. Che problema c'è? Beh, almeno passerai un po' di tempo con tuo padre, no? No, lui non viene mai in vacanza con me, ma ho degli amici di famiglia lì. A cui spero non sia arrivata la notizia del blog di nuovo. Ma come? Ma scusa, ma allora perché non resti in città? In molti restano, cioè potresti stare con noi, no? No, Claudio. Io... Marin, tu tornerai, vero? Non è che stai a scappare. No, non farei mai una cosa simile. Poi qui ci sono le mie migliori amiche. Ciao, Marin! Ciao, Melanie!
E... Oh, ciao, Claudio. Che ci fai qui? Niente, sono venuto a chiedere se, insomma, servisse una mano. Cioè, nel senso, volevo sapere come stava Marin, no? Certo. Io ho accompagnato Charles all'aeroporto. È partito. Bene, bene. Speriamo che il volo vada bene, insomma, sì. E di rivederlo qui. Alla fine c'è simpatico quel ragazzo, no? Sì, io non ho capito una cosa, ma quindi non state insieme? No, non sto insieme a nessuno. Io. Ah beh, nemmeno io. Libera come l'aria. Sì, beh... Beh, oh, io vado. Mi fa piacere che stai bene, Marin. Buon viaggio. E te, Melanie, vai da qualche parte? No, resterò in città. Devo esercitarmi tantissimo per l'ammissione alla scuola d'arte. Ho tanto da recuperare. Ah, beh, peccato che non vai in vacanza. Già. Ok, allora io vado. Ci si becca in giro, Mel. Ciao. Ciao, Claudio. Ciao. Gennari, sono un po' preoccupato per Marin. Perché? Oh, Claudio, ma quello non l'hai visto! Oh, scusa. Già, perdiamo pure sta partita! Dicevo, no, perché, cioè, va in vacanza, si porta un sacco di cose. Non vorrei che stessi scappando dalla città, sai, per quella cosa che è successa di Nobu. Cioè, secondo te lo farebbe? Beh, diciamo che se tutti nel mio quartiere mi odiassero, cioè nella mia parte della città, non mi farebbe proprio piacere rimanere lì. Quindi potrebbe essere comprensibile questa scelta. Claudio, senti, però se vuoi giocare devi stare attento. Oh, a Gennari, ma che vuoi, una squadra forte? Che c'entro io? Ma cosa? Tu non vedi niente? Allora, cioè, tu dici, è comprensibile. Vabbè, ma poi come facciamo? In che senso come facciamo? Com'è? Cioè, lasciamo che se ne vada? Sei morto? Ah. Vabbè, mettiamo in pausa. Claudio? Se non vuoi che Marin se ne vada, diglielo. Vabbè, chi c'entra? Cioè, mo penso che glielo debbano dire Candy, Glitter, insomma, amiche sue, no? Mo che c'entro io? Vabbè, fa comunque piacere. Dici? Glielo devo dire? Ma, ok. Vabbè, dai, giochiamo, vai. Vai, prometto che mi concentro. Lo sai che il canto delle sirene faceva naufragare i marinai? Ah, sì? Li faceva proprio sbattere contro le rocce. Proprio doloroso proprio. Mo che c'entra sta cosa? No, così mi andava di dirla. Eh sì, quindi tu farai un viaggio studio in Inghilterra? Che cosa stupenda! Già, fanno dei dolci davvero buoni in Inghilterra. Melanie, invece tu rimani in città. Sì, devo studiare. Ma scusa, Melanie, ma stavo pensando, perché non vieni con me? Vieni con me in vacanza, no? Io sono da sola. E prometto che ti lascerò tempo per studiare. Beh, sai che non è una cattiva idea? Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Il blog di Nobu è sparito. Cosa? Deve esserci un errore. No, non c'è più. Pensavo anch'io fosse un errore, ma ho controllato. E no, il blog di Nobu non esiste più. Nobu, che succede qui? Dov'è la tua scrivania? Ho smontato tutto. Cioccolatte e verità non esiste più. Perché? E me lo chiedi pure, Marin. Ho semplicemente calpestato le scarpe firmate sbagliate. Ma io non ne so niente, cioè io non ho fatto niente. No, infatti, tu non hai nessun potere, è stato tuo padre. Mi dispiace tanto, Nobu, non volevo che si arrivasse a questo, ma... Non dirmi che ti dispiace, Marina, non ti dispiace affatto. Ma posso assicurarti una cosa. Tornerò e renderò la tua vita impossibile. Faresti meglio a rimanere lontano da Rainbow City. Cosa? Ah, è giusto perché tu lo sappia. Tuo padre non l'ha fatto per te, l'ha fatto solo per difendere il buon nome della famiglia. Ci vediamo a scuola, Marina. No, vabbè. Tragico, non ci posso credere, ti hai davvero detto una cosa del genere? Sì, testuali parole.
parole. Io davvero non capisco, Nobu prima non era così. Deve essere per forza successo qualcosa. Non lo so, Glitter. So solo che non voglio tornare qui o tornare a scuola e avere paura di quello che Nobu scriverà sul blog. Sì, ne farà un altro. Beh, che cosa vorresti fare, scusa, non tornare? Marigno! Ragazze, io... sì, forse rimarrò in Francia. Non voglio vivere in un posto dove mezza città mi odia. Ma Marin! Lasciala stare, Candy. Ho un'idea. Sai, forse è giunto il momento di creare il nostro blog. Daisy, so che mi hai aspettato fino ad ora, ma purtroppo ho una cena con tua madre e quel damerino. Sì. Potevi dirmelo prima, sarei andata insieme alle mie amiche, visto che è l'ultimo giorno. Domani partirò. Ah, e non potrò più nemmeno vedere le lettere d'amore del mio ammiratore. Già, anche se sospetto che tu sappia di chi si tratta, perché non vuoi dirmelo? Sì, so di chi si tratta. Allora dimmelo. A scrivere quelle lettere sono stata io. Cosa? Volevo che provassi almeno un minimo quello che provo io quando vai a cena con quello. Ma Daisy, però vedo che anche così non è cambiato niente. Mi chiedo, ecco, se un giorno avrai abbastanza coraggio per lottare per il nostro amore, Ari. Ma ci vediamo fra una settimana. Buona cena, Daisy. Mamma mia, che sfiga proprio. Cioè, avevo vinto l'accesso al blog di Nobu. Che fanno? Lo chiudono. Ma io non ci posso credere. Ma se non sono sfigato io, chi? Oh, ciao Nebula. Ciao Denarino. Senti, ma mi chiedevo, no? Ma c'è... Vuoi prendere una pizza con me? Cioè, no, prenderla, nel senso, a mangiarla, no? Solo prenderla per mangiarla con me. Qua sto sudando male. Ma sicuro? Cioè, con me? Sì? Sì, a posto. Ok, allora ci si vede, ti mando un messaggio. Ciao! Ciao! Oh, Jimmy mio, mi mancherai tantissimo! Anche tu mi mancherai, Zennarino! Ti prenderò tantissime cose belle in Islanda! Wow, sarà bellissimo, insieme a tutta la tua famiglia, poi! Mi raccomando, non perderti! Non stare vicino ai crateri, quelli che sparano fumo! Ok? Non farci preoccupare! Mandaci sempre un WhatsApp! Sì! Tranquillo, Zennarino! Starò bene! E sta lontano dalle cicogne. Ancora con questa storia delle cicogne! Quindi domani si parte? Beh, tu parti. Già, tu no. No, e non succederà niente, Glitter. Penserò sempre a te. Tu pensa a divertirti e mandami tante belle foto, ok? D'accordo, Mike. Tranquilla, al tuo ritorno io sarò qui. Sì. Ma quella è Marin. Sì. Io quindi domani parti? Sì. Che c'è? Vuoi assicurarti che me ne vada? No, veramente io voglio... ecco, voglio assicurarmi che torni. In che senso? Ti prego, ritorna in città, ok? Ti importerebbe così tanto? Sì, mi importa. Beh, ribuon viaggio, eh? E buonanotte. Ciao. Ciao, Marin. Glitter? Ero nei paraggi per salutare Mike, ma che succede fra te e Claudio? Io... non lo so. Sai, Denarino, ecco, se posso essere sincera, io... Sì? Ho sempre pensato che ti piacesse... Dimmi. Ah. Beh.